Come parlare efficacemente sui social e ovviamente non vergognarsi e non impappinarsi. Se sei curiosa, continua a guardare. Ciao, sono Cristina, sono un ingegnere e mi dedico alla formazione perché sono sicura di poter aiutare nella crescita anche te. Per il nostro lavoro o per chi desidera lavorare sui social è assolutamente importante saper parlare. Tutti abbiamo i social, tutti quanti li utilizziamo, ma se decidiamo di passare da utente a persona che lo fa per guadagnare, comunque al nostro lavoro, ovviamente ci deve essere un passaggio, un salto di qualità. Non possiamo trattare i nostri social come se fossero il nostro passatempo se vogliamo che questo non lo sia, che sia il nostro lavoro. Quindi parlare sui social è assolutamente importante, saper parlare sui social è fondamentale. Se appunto non vogliamo più giocare e perdere il nostro tempo su WhatsApp, su Instagram, su Facebook, ma vogliamo monetizzare dall'utilizzo appunto di questi. Parlare sui social è fondamentale misurare le parole, è fondamentale osservare le pause che si fanno, è fondamentale essere chiari e precisi. Ma vediamo in pochi semplici passaggi come strutturare un discorso e come essere, appunto, come parlare efficacemente sui social. Prima cosa, non pensare troppo, parla. La cosa che ci blocca è pensare troppo, farci troppe, avete capito, mentali, e quindi noi dobbiamo cercare di parlare. Parla perché è la cosa fondamentale, è la cosa primaria se noi vogliamo parlare sui social, è parlare. Io quando scrivevo la tesi avevo il blocco, a un certo punto non sapevo più come andare avanti. Il professore intelligentemente mi ha detto: scrivi, scrivi, perché se inizi a scrivere qualcosa verrà fuori. È inutile che siamo qui a pensare, a ripensare a che cosa dire, a come dirlo, qual è la parola giusta da dire se non iniziamo a parlare. I giorni passano, passano le settimane, passano i mesi e noi non abbiamo iniziato a fare la storia su Instagram facendoci vedere e parlare perché ci vergogniamo, perché non sappiamo cosa dire. Cosa importante è anche appunto sapere che cosa dire. La nostra comunicazione è chiara solo se noi abbiamo già in testa chiaro che cosa dobbiamo dire, quali sono i passaggi che vogliamo far vedere, quali sono le cose che vogliamo che l'utente percepisca, perché se non le abbiamo chiare per noi, nella nostra testa, sicuramente dall'altra parte non ci capiranno. Quante volte noi vogliamo dire un concetto e noi siamo sicure di aver ragione e dall'altra parte non ci capiscono perché capiscono B? Tantissime volte, figurati se non abbiamo in chiaro in testa che cosa dobbiamo raccontare. Quindi dobbiamo avere chiaro la cosa di cui vogliamo parlare, dobbiamo essere sinceri e soprattutto fedeli a noi stessi. Non dobbiamo cercare di indossare un personaggio che non siamo. Dobbiamo pensare appunto in anticipo le cose che dobbiamo dire, ma non vuol dire che poi dobbiamo essere finte o appunto personaggi che parlano perché vogliamo essere simili a un'altra persona, perché vogliamo non sbagliare o perché abbiamo appunto questo personaggio al quale vogliamo ambire, al quale andiamo e che vogliamo arrivare, ma noi non ci arriveremo mai perché noi non siamo quel personaggio. Quindi cerchiamo di avere confidenza in noi stesse, una fiducia in noi stesse che se non abbiamo noi per prima non avrà nessuno e avere appunto la confidenza di parlare al pubblico. Ho parlato nel mio corso in particolare del parlare in pubblico e ci sono degli esercizi mirati che appunto vediamo nel corso che ti lascio il link qua sotto in descrizione, dove in questi esercizi mirati ci sono proprio degli esercizi che ti aiutano nel parlare in pubblico, che sia sui social o che sia proprio in pubblico, perché se noi abbiamo la possibilità di saper parlare in pubblico, sicuramente ci verrà anche la capacità di parlare sui social. Ovviamente il discorso non è proprio uguale, perché se in pubblico hai la risposta immediata dal pubblico e vedi se piace quello che stai dicendo o se è intrattenuto, dall'altra parte della fotocamera tu non puoi vedere se quell'altra persona sta sbadigliando, se invece è attentissimo, dice sì, ancora, ne voglio sapere ancora o meno. Quindi è diverso, ma sicuramente quello che non cambia siamo noi, come ci poniamo noi alle altre persone. Dico di avere fiducia in se stessi e un'alta autostima, ma questo non vuol dire che devi salire sul podio e diventare arrogante, perché può sembrare arrogante la persona che si crede troppo, ha troppa fiducia in se stessa e si pone agli altri in modo appunto arrogante o scredita l'altro. Questa è una cosa che non si fa perché
in realtà sembra proprio che si becchi proprio di fiducia in se stessi, in autostima. Screditare gli altri non mette in risalto se stessi, ma anzi rende se stessi molto più bassi. Quindi se lo screditare gli altri ti fa sentire in quel momento più in alto perché metti in cattiva luce l'altra persona, sappi che non è così, non succede così, perché agli occhi di chi ti sta guardando non diventi più alto ma diventi più basso. Quindi non pensarli agli altri, non ci pensare a dove sono, cosa fanno, anche se ti infastidiscono, non dargli adito, non dargli spazio, non parlare assolutamente male dei concorrenti, perché non ti dà un valore aggiunto, ma cerca di dare valore aggiunto a te stessa e al messaggio che vuoi inviare, perché il messaggio deve essere chiaro e deve essere appunto sincero. Come iniziare un discorso? Ovviamente come iniziare il discorso dipende da quello che devi dire. Se devi annunciare una cosa tragica, ovviamente non inizi ridendo, però la chicca che assolutamente serve sempre è rendere chi ti sta ascoltando attivo, quindi attivare la sua attenzione da subito, deve essere interessato subito, perché se no non ti va, non ti guarda, non continua a guardare le tue storie, ti manda avanti perché non vuole stare a sentire 10 minuti prima gli dici qualcosa. Quindi attiva l'attenzione, cerca di essere accattivante, un'eccessiva, se parlo sui social come faccio ad attirare l'attenzione? Scusa, dimmelo. Si possono attivare l'attenzione in tantissimi modi, ad esempio chiedendo di fare un'azione all'utente. Se noi chiediamo all'utente di fare un'azione nei primi 5 secondi, 10 secondi, ad esempio, di storia di Instagram, l'utente sarà più portato a fare l'azione e a essere incollato alle tue storie, perché si sentirà attivo, continuerà a guardare appunto le tue storie perché si sente attirato a quelle. La glossofobia è la paura di parlare in pubblico e ne soffrono 3 persone su 4. È una statistica sbalorditiva perché è appunto un numero grandissimo. Non pensare di essere l'unica persona che ha paura di parlare in pubblico, ma appunto ci sono altre 2 persone su 4 insieme a te che hanno paura di parlare in pubblico. L'insicurezza è la cosa che molto spesso ci blocca nel parlare in pubblico. Questa insicurezza, oltre alla bassa autostima, è anche dovuta al fatto che noi non sappiamo di che cosa parlare o non conosciamo bene l'argomento di cui vogliamo parlare. Quindi assolutamente fondamentale è informarsi sull'argomento di cui si vuole parlare per poi parlarne, perché se no è un insieme di e non si arriva da nessuna parte. Osservare i silenzi e le pause. Lo so che mentre una persona parla sembra che quel silenzio e quella pausa sia infinita, ma non riempiamo i silenzi e le pause con fastidiosissimi perché non aiutano la persona che sta guardando dall'altra parte. Osserviamo piuttosto il silenzio, darà in modo a noi di avere il nostro spazio e di darci anche più autorevolezza in quello che stiamo dicendo. Perché se scandiamo bene le parole e se scandiamo bene anche i tempi e i silenzi, la persona che ci sta guardando può capire meglio il nostro messaggio e questo conferisce a noi anche autorevolezza. Fai pratica, parla da sola, parla registrandoti, ma ti consiglio di non parlare allo specchio, perché parlare allo specchio può distrarti, perché ti fissi magari sul movimento che fai o un'espressione che ottieni e non è una cosa efficace, non ti fa crescere, non ti fa, diciamo, esercitarti nella maniera giusta. Quindi piuttosto ti chiedo di registrarti e poi riguardarti successivamente. Quindi in questo modo hai la possibilità di rivedere le cose che non ti piacciono e che magari vuoi modificare, perché pensi che sei in un certo modo parlando, però invece quando ti riguardi dici no, ma in realtà non mi piaccio. Quindi solamente riguardandoti una volta registrata puoi capire che cosa vuoi cambiare di te stessa. Sorridi sempre dall'inizio alla fine, perché è un modo di comunicare al tuo pubblico. Quindi se noi siamo concentrate sul messaggio che vogliamo dire, e ovviamente quando uno parla ed è concentrato non ride, però noi dobbiamo cercare di sorridere, perché la mimica facciale esprime assolutamente anche quello che noi sentiamo dentro. Quindi anche se noi siamo concentratissime su quello che dobbiamo dire, dobbiamo esercitarci, e questo è proprio un esercizio, al sorridere, perché sorridere non è naturale, non ci viene naturalmente, ma appunto è una cosa che dobbiamo esercitare. Sii umile, mai sfrontata, ma devi visualizzare il tuo successo. Visualizzare il successo vuol dire che tu inizi a parlare e devi vedere già dove vuoi arrivare, che cosa vuoi ottenere, perché vuoi fare quel passo, dove vuoi arrivare. Ecco, visualizzati con quel successo e mentre stai parlando pensa a quella visualizzazione.
appunto non vuol dire iniziare a fare la sburona, iniziare a dire ciao ragazza, cioè io voglio fatturare 1200 euro al giorno, ok, non così, però visualizza quello che vuoi arrivare e visualizza appunto la persona che vuoi essere. In questo modo riuscirai meglio a vestire i panni del presentatore o comunque di quello che stai facendo, se appunto stiamo parlando dei social e di parlare nelle storie. Farai in modo che visualizzando dove vuoi arrivare ti dia anche più fiducia nel momento che stai parlando. Consigli ultimi: cerca di avere una buona postura, in questo modo aiuti la respirazione, quindi se hai un attimo un panico o l'ansia, avendo una buona postura aiuti appunto a respirare meglio e ovviamente ci poniamo anche in modo diverso al nostro interlocutore. Se fai un errore, se fai una papara, lascia correre, non stare a riprenderti o a cancellare tutto, perché a volte quel piccolo errore rende tutto molto più omogeneo, molto più leggero, molto più slanciato, piuttosto che avere una presentazione perfetta fatta a robottino senza nessun errore, con un sorriso stampato. È molto meglio magari se c'è stato qualche errore, se si gesticola un po' per mantenere alta anche l'attenzione e se si respira, perché non fare un discorso in apnea. Respirare è una cosa fondamentale nella vita in generale, ma anche mentre si parla in pubblico e ovviamente sui social. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video ti sia stato utile, se è così lascia un mi piace, iscriviti al canale se ancora non sei iscritta, mi farebbe davvero tanto piacere. Io ti aspetto su Instagram, mi trovi su cristina.varone e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!